Ragazzi, buon godo del incredibile, benvenuti nel primo episodio di Dark Deception. Mamma mia, io non vedo l'ora, è incredibile. Premessina obbligatoria, perché il primo episodio di una serie nuova, che fai, te ne privi di fare una intro incredibile? E no, che non te ne privi, bisogna fare una intro sus, sarò breve, incisivo e godoso, state tranquilli. Allora, prima cosa, vi ringrazio per aver votato il sondaggino per decidere la nuova serie horror incredibile sul canale. Avete votato circa 30 persone, che per me è tantissimo, ragazzi, io pensavo votassero in 5-6, 30 persone, veramente mi avete fatto super felice. Quindi vi ringrazio veramente tanto e state tranquilli che ci saranno altri sondaggini sus in futuro, anche per decidere altre serie, quando sarà il momento incredibile. Il vincitore, con una grande maggioranza devo dire, è stato Dark Deception, che da una parte sono felice, in che senso, per carità, io ero curioso pure di Bendy e di tutti gli altri, però questo titolo qui nello specifico, mi pare che questa cosa l'ho detta qualche video fa, è quello di cui io non so niente, ma proprio niente, niente, niente. Perché sai, no, Bendy, so che quell'affarino si chiama Bendy, come sapevo che Aggiwagi stava in Poppy Playtime, tutto qui. Di FNAF, io giocai il primo eoni fa, ma poi non è che io faccia parte della community di FNAF. E poi Garden of Banban, so che è odiato perché praticamente sembra la parodia del genere mascot horror game, e quindi lo odiano, però di fatto stanno tipo al settimo capitolo, quindi pure quella è una roba strana. Di questo io non so niente, so solo che ha avuto un gran successo, infatti hanno fatto tipo 5 capitoli, e quest'anno tra l'altro dovrebbe uscire l'ultimo capitolo. Capitolo? Di gameplay, di mostri, di lore, di storia non so un cazzo. Sono super preso e mi ricorda quando iniziai Poppy Playtime all'inizio, no? Ovviamente per tutti i ragazzi che hanno votato Bendy e The Ink Machine, state tranquilli perché quando finiremo Dark Deception, state tranquilli, visto che è arrivato al secondo posto e l'avete votato in tanti lo stesso, faremo la serie su Bendy e The Ink Machine, che sono curioso pure io di quello. Io oggi mi ero prefissato di registrare almeno 2 episodi, perché non so quanto durerà il capitolo 1, ma essendo gratuito sarà più o meno come il primo capitolo di Poppy Playtime, quindi massimo 2 episodi. E io sto registrando questo video incredibile il 7 maggio, incredibile. E se tutto va secondo i miei piani, guardate che bravo, vi beccate il primo episodio di Dark Deception sabato 11. Questa settimana, ragazzi, escono 6 video su 7 giorni, una roba assurda, 3 ore di sonno, ma si gode. E una sorpresa che ci sarà domenica 12. Ragazzi, io spero che l'audio si senta bene, la telecamera si veda bene, che lo schermo si veda bene, perché ho perso un po' di tempo con le impostazioni sus. Ah, ma lui ogni volta mi resetta le impostazioni? Ah, vabbè, ma sei un po' infame. Meno male che ho ricontrollato le impostazioni. Nuova partita, vai. Cominciamo una nuova partita, ma io non ho fatto niente. Vabbè, io resetto tutto, non ho giocato niente, quindi vai! Dai, 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 sono carinissimo! Ok, c'è la intro sus Dark Deception. Dai, 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 dai! Mamma mia! Allora, tra l'altro lo giocherò a mouse e tastiera, quindi sono veramente curioso, ragazzi, mamma mia. È sempre del genere di Poppy Playtime, quindi è fatta. Ora la mia fede giace nell'oscurità. Ok, va bene, come inizio direi che si può fare. Ok. Buongiorno. Inquietantissima, chi sei tu? Sembri Maleficent. Ok, vediamo un po'. F. Beers. Yo! Ok, Dark Deception, ok. Ah, mi hai preso un crampo, aspetta. Ah, ho esagerato, aspetta. Oh, Dark Deception, partiamo bene. Subito gnagna, milfona, incredibile. Ragazzi, mettetevi un attimo nei panni. Io sono abituato a Poppy Playtime. Quella bambolina del cavolo. Finalmente un po' di sostanza. Ok, Dark Deception, you have my attention. Vai, Beers. Another one. How nice to have some company again. Oh, un altro, che bello avere di nuovo della compagnia. Come over here. Let's have a look at you. Voce sus, devo dire, mi sa di strega di alto rango, così, su due piedi. Vieni qui, diamoti un'occhiata, ok? You disappoint me, love. Mi deludi. You really do. Ok. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Mi deludi, tesoro, davvero? Così tante paure, così tanti desideri. Pensavo fossi più grande. Quindi noi siamo morti? La butto così? E questo è l'inferno? E lei è tipo un demone che ci sta guardando dentro? Me le butto così, ragazzi, si parte così, carichi. Non faccio come Poppy Playtime, che mi sono tenuto le cose dentro e ve le dico avanti. A sto giro tutto quello che pensa la mia mente godosa, ragazzi, ve lo lancio così. Incredibile. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. Beh, un demone sicuro, allora. I know all the terrible things you've done. Many good intentions laid to waste. I could see the regret.
eating away at your soul. Non sembrare così confuso, lo so tutto ciò che hai nascosto in quel tuo cervello. Io so tutte le cose terribili che hai fatto. Ok, oh, ricominciamo con le Popular Time Reference. Pure questi sanno tutto quello che abbiamo fatto noi, tranne che noi, va bene. Così tante buone intenzioni devastate. Posso vedere il rimorso che ti mangia l'anima, va bene. But now your time has come and here you are. A strisciare e pregare. And beg. Ok, va bene. You can't go back. Only death awaits you there now. Solo la morte ti aspetta qui e ora, quindi non siamo morti, quindi forse siamo in una specie di limbo. Mi ricorda così su The Video un film horror di, non mi ricordo, una miriade di anni fa, che un tizio faceva un incidente e andava in questa specie di limbo, che era tipo un ospedale, e doveva combattere contro dei mostri per sopravvivere. Mi ricorda quel film horror per adesso, e c'era pure lì una specie di strega che faceva cose su, ok. Fear not, love. You've got potential. I see it in you. Ok. And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. Ah, ok, niente buona tesoro, tu hai del potenziale, lo vedo in te, posso aiutare a cambiare il tuo destino, ma se vuoi una nuova vita dovrai soffrire un bel po' per ottenerla. Lei ci può fare incarnare, tipo? O forse ci fa svegliare da questo limbo? Ah, ok, fine dei dialoghi, sus. È cacciato? Beer's Bell Room. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Wow. And bring them to me. And you'll get your wish. Okay. And you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Oh, buongiorno! Allora, aspetta, fammi vedere i tasti. Intanto i tasti sono, ok, soliti, si può correre? Ok, già mi piace perché corre di più del tizio di Poppy Playtime, ok. Ragazzi, cerchiamo di esplorare un attimo perché è la mia prima volta qui in assoluto, quindi voglio cercare di stare attento. In fondo questa è una blind run totale, quindi io non so veramente niente, quindi... Potrebbe essere un limbo questo, eh? Allora, fammi un attimo capire. Lei ci ha detto, quindi, dobbiamo raccogliere un pezzo di un anello in ogni portale. Minchia, quanti sono, scusami? I capitoli sono 5. Ragazzi, questo gioco andrà avanti per tipo anni. Sono 10 capitoli alla fine. Ok, se ogni capitolo è un portale. Quello è il primo, cioè una brutta scimmia. Ok, va bene. Ok, qui c'è una sus statua. Voglio cercare di esplorare, ragazzi. Non voglio fare l'errore di perdermi già fin dall'inizio dei foglietti sus. Si arrabbia se io vado un attimo a esplorare, la signorina? Ok, qui c'è un portale sus. Ah, posso toccare questa? Ok. Che succede se tocco questa? No, non mi fa toccare niente. Ma posso interagire con lei, signora? Fammi capire, lei è tipo la mascotte di questo gioco? No, non mi vuole dire niente. Comunque, dobbiamo recuperare allora questi pezzettini sus. E ha detto, se falliamo, conosceremo qualcosa di ancora peggio della morte. Questa cosa promette molto bene. Primo capitolo, vai. Ma che faccio? Devo premere i pulsanti o vado dritto? Ah, ok. Clock's ticking. Se faccio così? Ah, ok. È così easy. L'orologio ticchetta. Ok, va bene. Stavo per fare la battuta dove stava il grappac, ragazzi. Pensate come sto. Ok, entriamo qua. Ok. Monkey Business. Ti ricorda qualcosa? Mi dispiace citare sempre Poppy Playtime, però è quello che ho giocato più con voi, quindi mi ricordo meglio lui. Mi ricorda quando nel Poppy Playtime capitolo 3 abbiamo visto il flashback del protagonista, che non si capisce che cosa è successo. Eppure qui è sus, quindi noi abbiamo lavorato in un hotel. Noi stiamo affrontando delle paure, degli incubi, cose sus. Allora, questo non so cosa sia. Che è una gemma? Boh, vabbè, non lo so. Vabbè, io continuo a... Mi piace suonare il campanello. Ring of Service. Ci sono delle banane, giustamente, sono scimmie. Welcome, breakfast e murder. Colazione e omicidio? Tutti i giorni dalle 10. Ok, va bene, simpatici. Beh, pure questo molto Poppy Playtime cartonati, eh. Ma... Ragazzi, mi sono cagato sotto in una maniera che... Sapete perché mi ha fregata questa cosa del cartonato? Perché io ho abituato ai cartonati di Poppy Playtime che devi premere il pulsante e stanno fermi, impassibili. Questo cade davanti. Se mi perdo cose, farò episodi extra come ho fatto per Poppy Playtime, eh. Ok, ho sentito un suono sus. Non promette bene quella creatura laggiù, vero? Che belli questi quadri. Una scimmietta molto carina c'è qui, eh. Ah, carino il non vedo, non sento e non parlo. Ah, ma che belle queste scimmiette. Questo cadrà di nuovo? Ah no, questo non cade, guarda che infami. Vorrei capire se questo è un incubo, le nostre paure. Noi abbiamo lavorato qui. Ok, va bene, misterioso. Non finirà bene, vero ragazzi? Quella cosa mi attaccherà sicuramente. C'è un jumpscare incredibile tra poco, ve lo dico. Buongiorno, scimmietta. Ma devo scappare? Dai, questa mi aggredisce sicuro. Su, dai, inutile che... Dai, su. Vabbè, questa era prevedibile, eh.
up, ok? Devo scendere. Vai su. Ah, non posso scegliere io? È l'ascensore che sceglie per me? Va bene. Lei ci parla telepaticamente, ok, interessante. Sono presissimo e terrorizzato allo stesso tempo, quindi GG. Questa è la statua che stava nella stanza della tipa? See those floating bits of crystal? Those are soul shards. Di anime. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Ok. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Ok. Quanta gente è morta qua? And the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. Grazie, non l'avevo capito. There are monsters in here. E ti stanno cercando. And they're looking for you. Here, you need this. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. Cosa? A very clever girl. Una ragazza molto intelligente. Just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started. Mi ricorderò questa cosa di lore della ragazza che è morta prima di noi. Non so se sarà importante per il futuro, ma non mi aspettavo che... Cos'è? Tipo Temple Run ma versione horror? No, ve prego. Quindi io devo correre e ci saranno queste brutte affari che mi calpestano. No, dai, break the boards. Scusami. Va bene, qualcuno che bussa, sus. Ragazzi, sono terrorizzato, ma veramente? Ma devo toccare questa? Collect the soul. Devo tornare qui dopo, capirai. Scusate ragazzi, mi sono fermato un attimo, ma sto pensando a quello che mi sta per accadere e ho molta paura. È una paura diversa che in Poppy Playtime, perché in Poppy Playtime non ti aspetti quello che ti sta per accadere. Qui io già mi immagino cosa sta per accadere e non sarà bello, perché quella scimmia tra un po' mi inseguirà malissimo, quindi io so che c'è da qualche parte. Va bene, che dite, destra o sinistra? Vabbè, partiamo da qua ragazzi. No vabbè, ma sono tantissime. Ma ci saranno dei checkpoint? Ok. Corriamo. Vabbè. Ma subito così, brutale? Non promette bene per niente sta roba. Io continuo ancora, ragazzi, chi si ferma qua? Porca miseria. No, c'ho tre tentativi e poi mi si resetta. Minchia, è difficilissimo, cavolo. Ecco perché me lo avete consigliato in tanti. Capi ragazzi, ma quante volte c'è moro qua io? Se questi affari mi vengono davanti, io non avrò mai il tempo di reagire, capito? Vabbè, per vincere dovrei raccogliere almeno 120 a botta. A meno che il trucco non è fare così come sto facendo io, ma andare piano, fermarsi in continuazione. Ti ha quasi preso, corri. Ho capito. Ok. Ragazzi, sono senza parole. E mo che devo fare? Last checkpoint o restart? Ah, restart. E per forza, che faccio? Vabbè, ma ragazzi, ma è un incubo. Ah, ok. Ho capito come funziona questo gioco. Minchia, ma sono tutti così i livelli. Ragazzi, no, dai. Ma se ogni livello è così, ci facciamo notte. Ragazzi, ma stiamo scherzando. Ok, è una roba completamente diversa da Poppy Playtime. Allora, nel radar decidevo far caso adesso, perché prima ero preso e non ci ho fatto caso. Ma oltre a farmi vedere le pietruzze viola, mi fa vedere anche i nemici. Perché altrimenti come diavolo faccio a prevedere dove mi compare una scimmia? No, vabbè, lo posso pure skippare il tutorial, intanto. Allora, secondo me mi deve far vedere i nemici per forza, sono io che non l'ho visti perché sono un po' fagiano. Sto più attento, ragazzi, adesso, eh. Allora, partiamo. Devo vedere meglio il radar, allora. Ma sto facendo una prova per vedere se mi dice dove stanno le scimmie. No, non me lo dice. Non me lo dice, capirai, ragazzi. Come faccio, allora? Io pensavo mi facesse vedere un puntino, sai, no? Io vado avanti, ragazzi, non parlo, sono un attimo concentrato. Ok. Va bene, andiamo avanti. Perché c'è una roba... Questo che è? Enemy stunned. Ah, carino! Ci puoi stunnare i nemici, carino. Questo che fa? Enemy revive. Ah, carino! Ah, vabbè, aspetta, allora, ok, ci stanno un po' di aiuti, ok. Altrimenti
Era un po' problematico, ragazzi belli, eh. La cucina? Vabbè, non ho tempo, ragazzi, per andare a vedere la cucina, però, Ok, ok, ok. Sta arrivando, ho visto. Ok, ok. Pensa quanta gente c'è morta qui, oh. Oh, ragazzi, troppo forte. Leggendario. Presa, mamma mia, che bravo. Mamma mia, ragazzi, quella pro move. Pro move incredibile. Pazzesco, assurdo. Ok, 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 lo vedo, lo vedo, lo vedo. No, ho sbagliato, alla grande. Mannaggia a me. Vabbè, ci sta, beh, ci sta. Non è andata male, ditemi voi, però per essere il secondo try adesso comincia a essere più difficile, perché so di meno. E ci abbiamo ancora due try. Ok, cerchiamo di essere veloci, spendiamo subito questa. Ok, andiamo giù. Qua, vediamo se riesco a arrivare laggiù, ragazzi, Se riuscissi ad arrivare adesso a girare a destra. Bene, molto bene. La sento alle spalle tantissimo. Corri, 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 corri. Ok, ok, qua gira, gira, gira. Cerchiamo di fregarlo un po'. Dritto, 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 dritto. Vai, vai, vai. Mamma mia, quante sono ancora. Sono tornato all'inizio. Mannaggia. Mannaggia. Il problema, sapete qual è, ragazzi? È che io poi devo tornare qui. E chissà ricorda quella strada che torna qua. Allora, andiamo veloci. Forza, 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 forza. Vabbè. Vabbè, facciamo un altro try e poi finiamo l'episodio e ci riproviamo nell'altro. Certo, se sono tutti così, ai ai ai, Cioè, io spero cambi un pochino la roba, non penso siano 5 capitoli sempre fatti così. Spero che ogni capitolo abbia delle meccaniche simili, però, vabbè, ci saranno nemici diversi. Ragazzi, è divertente per adesso, non è pauroso per nulla. Non è la stessa paura di Poppy Playtime questo. Più una paura jumpscare, ok, perché te le trovi davanti. Però così su due piedi l'idea di non vedere i nemici e trovarmi davanti è un po' fastidioso, questo lo posso dire, Spero di non annoiarvi a farvi vedere 5-6 volte sta roba, quindi ok. Va bene, ragazzi, cambiamo giro, andiamo di qua. Il fatto che proprio non le puoi vedere e te le trovi davanti, un po' sus. Lo vedi? Come faccio a prevedere che ce l'ho davanti? Voi mi potreste dire dal suono, ma non è vero, perché io le sento più dietro che davanti, capito? Ve lo faccio vedere questo try, giusto per, però. Vedi, questa l'ho sentita, perché ce l'ho, mi è venuta fuori da 2 chilometri, ma quando mi vengono fuori davanti non è onestissima questa cosa, Ve lo dico. Ripeto, magari so io, Però sono tante 289, Questa pure l'ho vista e va bene. Lo vedi? Vabbè, ma è così. Ci vorrebbe un miracolo per recuperarne 194 in una botta sola, Poi magari tra di voi ci sono degli esperti in sto gioco. Per favore, Ragazzi, io non sto dicendo i miei pensieri di una persona che ha iniziato a giocare adesso a sto gioco, quindi. A meno che devi memorizzare dove sono le stanze dei power up, tipo. Ah no, ma questa è la stanza iniziale di nuovo. Vabbè. Questa pure l'ho vista, questa va bene. Il problema è quando te le trovi negli angoletti sus, che quelli non c'è speranza. Mi sa che ti devi di un po' fortuna, Oppure c'è un trucco per fare tipo un 360 di colpo? Guardiamo un po' la cucina. Eh sì, sono contento di averne prese 100, ma tanto sono morto. Però mi fa un pochino storcere il naso questa cosa che non le puoi prevedere, Cioè, io come faccio a pensare, mo giro, c'ho la scimmia davanti, che c'ho Nostradamus, non so Nostradamus, sono un povero cameraman del Godverse. È un horror misto a tempo run con delle mascotte brutte che ti inseguono. Vabbè, è carina l'idea. Il trucco sono quegli oggettini che trovi ogni tanto, ma quante volte ne ho trovato? Uno. E adesso cerco di registrare il prossimo episodio sperando di riuscirci, altrimenti andremo avanti fin quando non ci riesco. Non so quanto possa risultare noioso per voi. Vi annoio? Volete che vi taglio di più? Ditemelo voi, io farò uscire apposta il primo episodio, così mi dite voi. Se poi vi diverte vedermi a me che corro come un matto, tipo temporanea, ragazzi, allora vi lascio tutte le partite, non ve ne taglio manco una. Però se vi annoio, allora devo fare tipo Project Playtime, che vi faccio vedere i momenti migliori. Ragazzi, che cosa siamo voi e ci vediamo nel prossimo episodio di Hard Deception, incredibile, con tante scimmie. Alla prossima!